Per me il camerino è questa e deve rimanere questa. Fino a quando vivo, dico che io sono vissuto, vivo a camerino. A 78 anni Giuseppe Caprodossi, per più di 4 anni ha atteso di riaprire la sua storica tabaccheria, attiva per 40 anni, nel centro storico di Camerino, il paese del cratere marchigiano, con il numero più alto degli edifici danneggiati, 612 in maniera lieve e quasi 1800 con danni gravi o da demolire. Ora nel cuore della città dei Davarano, concluse le messe in sicurezza e riaperto il centro principale un mese fa, possono partire i cantieri. Sono anche tornate le bandiere sul palazzo del municipio. Chiunque venga in città deve saperlo, le bandiere sono un simbolo, testimoniano la forza di questa terra e delle persone che la abitano, dice il sindaco Sborgia. Si attendono nuove aperture in centro dopo le attese e le delocalizzazioni. Giuseppe è stato il primo a tornare al suo posto, seppur in un momento nuovamente drammatico, con la pandemia in corso. È un'emozione grande, ma anche di riconoscimento ai miei colleghi che si sono delocalizzati, perché senza la loro delocalizzazione io non potevo fare questo. Grazie ai loro sacrifici io riesco a fare, ho ottenuto di riaprire. 26 ottobre ho deciso di non riaprire in nessun posto perché per me Camerino era questo. Se ci riuscivo, vabbè, ho l'età, è inutile che andiamo, sono stati altri colleghi con altre necessità. Chi ha bambini non poteva fare il discorso occupato io. Ho vissuto il terremoto del 97, nel senso di creare polemiche. Voglio superare anche questo momento. Se noi ci vogliamo bene, voler bene significa rispetto. Nel rispetto c'è serenità, si trovano tutte le soluzioni.